Prima Fila Magazine. Ora andiamo all'Arena del Sole, c'è uno spettacolo il 26, 27 e 28 dicembre intitolato Rumba. Questo spettacolo è nuovo di Ascanio Celestini, benvenuto Ascanio. Ben trovati. Rumba è un titolo che vorrei chiederti cosa c'entra con il tema, perché tu qui in questo spettacolo immagini, ma cosa sarebbe successo se San Francesco fosse nato nel 1982 anziché nel 1182? Sarebbe una rumba? Beh, allora no, la rumba è il brano che utilizziamo per i due racconti che faccio di Santa Chiara, perché in particolare c'è un brano che è stato durante la guerra civile spagnola, che a me sembra che in particolare Chiara sia stata, insomma, soprattutto una guerrigliera, una che non era fatto anche di quello che ha fatto Francesco, insomma, che è stato sicuramente un personaggio rivoluzionario, ma lei come donna è riuscita, insomma, a raggiungere, diciamo, dei livelli di cambiamento per la propria condizione impensabili per l'epoca. L'idea di un Francesco, diciamo, contemporaneo, perché sui tratti, insomma, di quell'epoca lì, del XIII secolo, in realtà ci ritroviamo quasi pari nella nostra epoca, un'età nella quale cresce la ricchezza, aumentano i ricchi ma aumentano anche i poveri, un periodo di grandi guerre, spesso motivate da un'ideologia religiosa, e la scelta di una persona come Francesco e i suoi compagni, insomma, invece di completa, totale non violenza. Francesco muore nel 1226, ma nel frattempo, insomma, tra il 1223 e il 1226, quindi 8 secoli fa precisi, accadono alcune cose. Insomma, il 1223 è l'anno nel quale Francesco fa allestisce un presepe, in realtà molto particolare, insomma, un presepe nel quale lui mette l'asino, il bue e la mangiatoia, senza Maria, Giuseppe, il bambinello, pastori, re magi e compagnia bella, perché tornato dall'Egitto, dove ha cercato di parlare sia con i crociati che con i musulmani, insomma, cercando di ricordare a tutti e due l'assurdità di quella violenza, soprattutto ai crociati, visto che, insomma, gli invasori eravamo noi. Lui torna e comprende, pensa che conquistare quel pezzo di terra non serve a niente, insomma, il pezzo di terra della Terra Santa, perché se Gesù Cristo è nato all'imposto della povera gente, può essere nato ovunque, e quindi allestisce questo presepe di poveri, di povertà, in un paese povero, nel Borgo Regrezzo che sta nell'Alto Lazio. Cos'è rimasto, secondo te, dello spirito di San Francesco oggi? Ma poco, cioè, nel senso, ma in realtà poco anche quando Francesco era vivo, nel senso che lui parla in maniera sempre molto molto chiara, e lascia un testamento, lascia soprattutto una regola di vita, e poi un testamento che non è interpretabile, insomma, nel quale parla molto chiaramente, i frati sono semplicemente fratelli, insomma, inizialmente non è un ordine, sono compagni, persone che semplicemente vivono insieme, camminano scalzi, non vanno a cavallo, non toccano il denaro, non toccano le armi, lavorano. Calcola che poco dopo la morte di Francesco l'ordine dei frati minori diventerà addirittura un ordine dei mendicanti, mentre, insomma, lui parlava proprio del contrario, nel senso che sono tutti giovani e robusti, quindi possono lavorare, anzi devono lavorare. L'idea originaria viene in qualche maniera abbandonata dalla maggior parte, se non addirittura tradita praticamente subito, prima ancora che Francesco morisse. Solo un piccolo gruppo di compagni continua a vivere secondo quella che era la loro regola, insomma, di vivere come poveri, tra i poveri, e in qualche maniera quasi ignorando quel mondo che stava diventando già allora drammaticamente simile a quello capitalista nel quale viviamo. Appuntamento con Rumba di e con Ascanio Celestini all'Arena del Sole dal 26 al 28 dicembre. Ascanio, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata.